Bentrovati amici, ma soprattutto amiche di Sommovuta. Io non sono Angelo, ovviamente. Per chi non mi conoscesse, sono Gabriele, mi conoscono come il re del Biker Raft e mi trovate sui miei lidi qua sul canale YouTube, ma non sono qua per questo. Quando Angelo mi ha chiesto, faresti un video, anche breve, per inserirlo in questa rubrica dei 100 video dedicati a One Piece che portano poi all'uscita di questo famoso e incredibile volume 100, un po' mi ha lasciato spiazzato, nel senso che vi posso raccontare di nuovo, di più di ciò che comunque si racconta settimanalmente all'interno del nostro micromondo italiano di One Piece. E allora ho pensato a una cosa più personale e ho pensato cosa ha dato a me One Piece in questi 16 anni in cui mi sono approcciato a questo manga. Diciamo che se dovessi considerare tutto ciò che è successo in questi anni, la prima parola che mi viene in mente è amicizia, perché One Piece è riuscito davvero nel suo intento. Quando nel 2014 pubblicai quel micro saggetto in cui vi scrivevo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, che una delle letture possibili di Ito Tsunagi no Daioh, il grande tesoro nascosto in un unico pezzo, cioè il One Piece, è anche il tesoro nascosto che collega l'umanità, che lega le persone, del collegamento umano. Mai mi sarei immaginato che potesse essere anche un qualcosa che si potesse verificare dalla nostra parte. Ripeto, in questi 16 anni in cui io leggo One Piece ho avuto modo di creare veramente rapporti umani con tantissime persone, rapporti strettissimi. I miei migliori amici fanno parte di questo mondo, li ho conosciuti grazie a questo mondo. Il Biker Raft stesso è nato grazie a questo mondo. Il mio rapporto con Angelo è nato grazie a questo mondo. Il mio rapporto con tantissime altre persone è nato grazie a questo mondo. E quindi, arrivati al 100° volume in Italia, siamo al 103 in Giappone quasi, è dura, veramente dura poi pensare che un giorno, fra qualche anno, 5 anni anche meno dicono sempre, però sai, ormai è difficile davvero anche ipotizzare quando davvero potrà finire One Piece, se mai finirà, poi potrebbero esserci spin-off e altre cose, ma ce lo auguriamo tutti. Comunque sarà difficile un giorno dover dire ok, è finita. Ed insieme adesso anche questa interconnessione tra persone, tra esseri umani, che condividono una passione per un fumetto che di fatto di fumetto forse ha ben poco tante volte. I nostri video, i miei, di Angelo, parlano spesso più di cose sociali, di storia, mitologia, cultura, tutto quello che poi gira nella vita di tutti i giorni. E anche adesso, con questo conflitto bellico che è scoppiato non troppo lontano da noi, e non riusciamo a leggerci in queste tavole dedicate al combattimento in Onigashima cose della nostra vita che si interconnettono con noi e che quindi forse riescono ancora di più a farci sentire un gruppo, una famiglia. Anche nelle famiglie tante volte si litiga, spesso anche volentieri, quindi mi capita tante volte di vedervi litigare, discutere anche animatamente nei commenti, nei forum, sotto i post, qualunque cosa. Però io vorrei lasciarvi con questa cosa: cercate davvero di guardare al positivo in tutto ciò. Tante volte veramente io vi vedo discutere per le banalità, veramente ci arriva anche a insultarvi, però pensate alla fortuna che avete di poter discutere con conosciuti o sconosciuti di un manga, di un fumetto che parla di amicizia, di libertà, di sorrisi, che parla di pirati, persone fondamentalmente libere che scelgono di andare contro il sistema, che di fatto sì, sono avversari, però appartengono tutti allo stesso mondo e puntano tutti allo stesso goal. E probabilmente alla fine, quando i pirati dovranno schierarsi contro il nemico comune, e sarà lì che faranno interconnessione, che creeranno quel tesoro che connette tutte le persone, tutta l'umanità, tutto il mondo. Facciamo anche noi lo stesso e sfruttiamo e usiamo questo manga, questa passione comune, non per creare faide, amicizie e quant'altro, ma per creare amicizie, per essere amici gli uni degli altri. Quindi ringrazio Angelo per il suo spazio con cui ho voluto parlarvi di questo regalo che mi ha fatto One Piece, darmi la possibilità di trovare tante, tante, tante persone speciali, meravigliose, con cui condividere questo viaggio. E io mi auguro che la stessa cosa sia stata per voi, perché altrimenti avreste capito poco di questo manga e un po' mi dispiacerebbe. Io ringrazio il buon Buta
Noi ci vediamo in altri lidi o sicuramente anche su questo canale, visto che comunque ormai sono di casa. Fate i bravi e mi raccomando, divertitevi sempre.